sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Buonasera mister. Buonasera. Allora, un buon eco per il primo tempo, due episodi che io personalmente definirei fantozziani, un eco che paga ancora la propria sfortuna. Però giustamente qualche collega ha fatto notare, non si può sempre parlare di sfortuna. Posso? Non parlo di sfortuna, sì, sicuramente. Innanzitutto me la vado a cercare la fortuna. Me la vado a cercare, le cose mi piace dire, me la vado a cercare, non spero che arrivino, se no me la vado a cercare. Okay. Per quanto riguarda la partita, penso che il primo tempo si abbia fatto un ottimo primo tempo. Vado a rivedermi un attimo l'analisi, mi faccio un attimo l'analisi del primo tempo. Abbiamo avuto abbastanza occasioni. Abbiamo creato tanto, soprattutto arrivati molto sul fondo, quindi secondo me la squadra ha cercato di fare quello che si è fatto in settimana, proporre e arrivare per offendere. Ci è mancato la fase finale, andare a calciare in porta, prendere di testa e finalizzare. Però penso che il primo tempo sia stato fatto nel modo migliore. Purtroppo c'è l'episodio del gol, penso che sia una costante, mi pare. Io sto arrivando da 10 giorni, però comunque sai, ti un po' ti informi. Sì, prendono troppi gol per errori individuali, per poca concentrazione, attenzione, mi pare. Quindi bisogna lavorare su quello. I ragazzi devono essere più responsabilizzati e capire che più vai su, più il mezzo errore lo paghi. Dispiace perché sicuramente è andato tutto, ha cercato di fare il meglio, purtroppo se sbagli paghi. Ecco mister, sicuramente la componente psicologica ha grande influenza. Prendete 2 gol di cui il primo mezzo ve lo fate da soli, sono di più, sbagliate le gol come lo sbagliate, anche lì insomma. È vero che è una situazione che non si vede mai, però forse anche il nervosismo poi si scarica così, la tensione si scarica così. Un ragazzo molto giovane, la scelta era sempre legata a una gerarchia scritta, piuttosto si va ancora un po' sul momento, sul fisso da sé. Sì, ma penso che Di Stefano abbia personalità anche per calciare i rigori. Siamo a Serbia, comunque anche abbastanza, pur essendo giovane, anche abbastanza esperienza. Quindi se uno se la sente, ha provato anche in settimana ieri, l'episodio negativo lo paghi. Devo cercare di non commetterli, perché poi secondo me sull'1-1 la partita si riapriva e si... Non l'avremmo mai persa. Quando pareggi, vai sull'1-1, l'umore cambia e le cose secondo me cambiano, sono diverse. Non siamo riusciti a pareggiare, penso un'altra disattenzione, non ho ancora visto il gol, il secondo gol, siamo saliti male, siamo saliti in ritardo e quando concedi comunque, l'ho detto ieri, a gente esperta, brava a calciare da fuori, quando poi ti trovano l'angolino, è difficile ribattere se non sali bene. Okay. Bisogna resettare, pensare già alla partita di martedì, recuperare le forze al meglio possibile. Ormai questa partita è andata, cercare di far... analizzare gli errori che si è fatto per non commetterli, vedere cose fatte bene per riproporle e cercare di dare sempre di più qualcosa di più. Buongiorno mister. Buongiorno. Sulla questione sfortuna e in generale è una partita stranissima, hanno già analizzato i colleghi, però dal punto di vista tattico mi sembra che Mondo e i dottori che hanno messo in campo quest'oggi abbiano dato ottime risposte, sono stati pericolosissimi nel primo tempo contro occasioni, il portiere avversario
tra i migliori in campo sicuramente. Mi è piaciuta la partita dal punto di vista tattico, comunque di come ha reagito la squadra alla fine settimana con lei. Abbiamo cercato di proporre cambiare modulo in base anche comunque ai giocatori che stavano meglio, si è visti meglio in allenamento, però c'era già questa idea. Insomma, ripeto, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato anche, hanno cercato di fare quello che avevamo proposto io durante la settimana. Secondo me ha fatto benissimo. Non parlo di fortuna, l'ho detto prima. Parlo fuori, parlo dentro. Fortuna, sfortuna. Quello. Come errori, secondo me, ha detto prima, io me vado a cercare le cose, me le vado a inseguire, non aspetto che arrivino. Se no, me vado a cercare, la vittoria me la vado a cercare, il gol me lo vado a cercare. Però la strada tattica è questa. Vedremo adesso anche comunque, penso, in base a chi andiamo a incontrare, chi starà bene per martedì. Oggi c'era fuori anche Battistini per un problema... Non so Marrone se rientrerà, se sarà la partita o no. Dovrebbe rientrare anche Melgrati. Quindi rientrano i giocatori, quindi più siamo, più abbiamo scelte da fare. E c'è poco da lavorare sicuramente, però vedremo anche mentalmente chi sta meglio da proporre in campo contro il Pisa. Mister, devo dire, peccato per la contestazione dei tifosi alla fine partita, no? Naturalmente scottati da tanti, diciamo così, risultati negativi, anche loro hanno perso un attimino la pazienza. Cosa si sente di promettere ai fans di Celesti in questo senso? No, è giusto, è giusto che comunque il tifoso voglia vedere sempre a prova la squadra, la propria maglia, primeggiare rispetto agli avversari, vincere partite, è giusto, è normale. Da nostra parte cerchiamo sempre di mettere questo impegno che si è visto questi 10 giorni, almeno io posso parlare degli ultimi 10 giorni, cerchiamo sempre di metterlo giorno per giorno in modo positivo, sempre più, però posso dire che se questa è una base di partenza, se giocheremo sempre così, come soprattutto il primo tempo, prestazioni, ok, c'è da dire di Rafa bisogna fare punti, però parti dalle prestazioni per portare a casa risultati positivi. Peccato che vi aspettano 3 trasferte molto, molto difficili, no? Pisa, poi Palermo, insomma, perché si pensano una partita alla volta, però... Ce l'andiamo a giocare, ce l'andiamo a giocare. Nessun problema, i ragazzi devono ed essere consapevoli delle cose fatte bene oggi, del modo positivo in cui hanno impostato la partita, approcciato la partita, quindi bisogna partire da queste cose e secondo me... Non pensare al risultato negativo, ma quello che c'è stato di buono per riproporlo martedì, alzare, come ho detto l'altra volta, alzare l'asticella e remare tutti dalla stessa parte. Grazie. Mister, riparto dall'episodio del primo gol dell'ingenuità di Emmens, le chiedo se può essere stato tradito magari anche un po' dall'inesperienza e le chiedo anche se in una situazione di difesa rimaneggiata come poteva essere quella di oggi, l'esclusione di Lepore dalla partita da cosa è stata determinata? Esclusione di Franco... Si è parlato, abbiamo cercato di mettere in campo chi poteva offendere nel meglio possibile l'Ascoli. La squadra un po' più coperta, la squadra un po' più offensiva, la squadra poi va sicuramente in base ai giocatori che vedi in allenamento, cosa ti danno. È stata fatta questa scelta su queste basi, diciamo. E domanda prima non mi ricordo, scusa. Se è stato tradito dall'inesperienza, dalla frenesia del momento. Non so, devo rivedere ancora l'episodio, magari c'è stata poca comunicazione col portiere per se poteva lasciarla sfilare, non so se aveva paura dell'uomo dietro, quindi l'ha stoppata, doveva calciarla di mancino, doveva calciarla, spazzarla. Sono piccoli microsecondi dove devi pensare tanto e... Non bisogna commettere, sicuramente sarà per la prossima volta che saprà cosa fare. Mister, una cosa preoccupante è che, come dice lei, ho visto una squadra che si è impegnata, che ha fatto vedere anche delle cose buone, ma la cosa preoccupa di più, perché se la squadra non avesse
avesse giocato, non si fosse impegnata, io ne andrei quasi tranquillo stasera. Invece le avete provate un po' tutti, prima posto, poi lei mi viene da dire che mancano, le ripeto la domanda della forza, manca qualcuno di esperienza. La Serie B, l'ha detto lei, è soprattutto una questione di esperienza. Lemmens, poverino, ha fatto una buonissima partita, secondo me, fino all'errore. E così via, altro. Noi siamo questi. Dobbiamo dare il massimo, rosa di 20, 22, 25 giocatori. Dobbiamo dare il massimo quando si parte dall'allenamento, quell'ora e mezza, due, per migliorare. Per poi arrivare alla partita, riproporre quello che si fa in allenamento, riproporlo al massimo per vincere contro gli avversari. Adesso non possiamo dire. Siamo questi. Noi siamo questi, dobbiamo far quadrato, dare il meglio possibile, cercare di commettere meno errori. Insomma, ci sono qualità poi, ci sono qualità in questa squadra. Bisogna lavorarsi, bisogna anche mentalmente su questi errori individuali, cercare di non commetterli, badare a sodo, essere concreti. L'Ascoli oggi ha fatto grandissime, anzi, ha ballato il sodo, concreti dietro, non rischiavano niente, tante volte palla lunga, si può imparare anche dall'avversario, bisogna essere così, è un momento difficile, una squadra che si deve salvare, ultima in classifica, deve ballare al sodo, essere più concreta possibile, non rischiare niente. Quando è un'occasione magari non fai gol, invece poi fai magari un errore, lo prendi, poi diventa sempre dura, no? Dobbiamo essere bravi ad uscire da questa situazione, come hai detto, abbiamo fatto un punto in queste 7 partite, lo sappiamo, però bisogna lavorare, andare in avanti, remare tutti dalla stessa parte e uscirne fuori da questo periodo. Ecco, la sua valutazione dello schema dietro a 4, sì. Secondo lei come è andato? Ma io sinceramente mi sono trovato bene giocando in coppia con Bianco, poi vabbè, per me è un po' un ruolo nuovo, è la prima volta che l'ho fatto, però ci sto lavorando, insomma. Sulla sedia, fermo, non... Ok, grazie. Sul secondo gol c'è stato... Non è che avete fatto il gol in gioco, dovevate uscire. No. Allora, su un calcio piazzato c'è stato un angolo, se non sbaglio, no? Sì. Noi facciamo una zona mix, una zona mista, praticamente ci sono dei marcatori e c'è una zona, la palla è rimasta lì, adesso non mi ricordo bene l'episodio perché lo teniamo in gioco, di solito quando la palla si spizza, se c'è tempo difesa deve salire, se non c'è tempo deve rimanere in marcatura, poi non l'ho rivisto bene, non lo so, forse lo tengo in gioco io perché marcavo Belucci che è andato sul primo palo, mi ha portato via dalla zona, magari non so se lo tengo in gioco io, Lemmens che è rimasto... Io ho visto dalla mia perspettiva, poi non l'ho rivisto ancora, quindi non te lo posso dire come è successo precisamente. Prendiamo il primo gol, nel modo in cui l'abbiamo preso. Torniamo in campo, l'Ecco attacca bene, guadagna un rigore, che sbagliamo come sbagliamo, lì... Quelli sono gli episodi che, come ti ho detto prima, li devi portare in questo momento, gli episodi li devi portare dalla tua parte se vuoi raccogliere qualcosa. Ci sta girando un po' male, dicono, e niente, però credo che la squadra anche dopo rigore sbagliato non ha mollato. Purtroppo non siamo riusciti a rimetterla in gioco, diciamo. Ha cominciato a ripalleggiare molto meglio e chiaramente l'Ecco non poteva tenere quell'intensità perché ci ha pressato a tutto campo per tutto il primo tempo, quindi quando i ritmi sono scesi noi siamo stati bravi a gestire bene la partita, a soffrire veramente poco, a parte l'episodio di rigore che ormai i falli di mano sono praticamente sempre rigore. Ecco, Ascoli fortemente penalizzato dall'assenza a livello difensivo, che pure è riuscito a reggere con relativa tranquillità. Sì, abbiamo in questo momento abbiamo questa difficoltà oggettiva, anzi questo problema oggettivo, ma non la stiamo vivendo come difficoltà.
credo che di avere un gruppo di lavoro di altissimo livello e quindi la nostra forza è quella di non piangersi mai addosso, anche all'inizio della stagione che abbiamo avuto delle difficoltà, che abbiamo praticamente ricostruito la squadra, abbiamo fatto 4 sconfitte nelle prime 5 gare, abbiamo sempre pensato di percorso, siamo stati diciamo così lucidi e man mano ora veniamo da 5 risultati utili consecutivi e stiamo crescendo. E credo che la partita di oggi dimostri che la squadra abbia preso grande maturità.